un confronto appassionato e originale su Caravaggio in un luogo caratteristico come il Castello Angioino di Gaeta. L'evento dal titolo Dialogo su Caravaggio è stato curato dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Cassino e rientra nelle iniziative STRIZ per la Notte dei Ricercatori 2023. Si parla di Caravaggio nell'ambito del ciclo di eventi Unicittà Unisummer che l'Università organizza appunto per incontrare e parlare con i cittadini e il suo territorio. Il dialogo su Caravaggio è nato appunto per far incontrare due punti di vista su questo straordinario pittore amato, forse anche troppo amato da tutti, due punti di vista straordinari che sono quello di uno storico dell'arte moderna, il professor Tommaso Montanari, e di un originalissimo scrittore e romanziere italiano che è appunto Tommaso Pincio, che a Caravaggio e non solo ha dedicato qualche anno fa un bellissimo libro. Una giornata di studio che ha dato l'occasione di dialogare sulla figura e sull'arte di Caravaggio, grazie alla presenza dei massimi studiosi del pittore. Credo sia molto importante che l'Università di Cassino, come la mia, come tante altre università, intenda le notti del ricercatore e la sua terza missione, cioè rivolgersi a tutte e tutti, anche fuori dalle aule universitarie, proprio in questo senso, la costruzione di una convivenza civile più giusta, più pacifica. E parlare di Caravaggio può servire anche a questo. Caravaggio è stato un grande poeta dei corpi. Ciò che veramente lo interessava era rappresentare i corpi nello spazio e i corpi degli ultimi, degli oppressi, dei torturati, degli uccisi. È un grande discorso di denuncia oggettiva del potere. Ne è uscito un ritratto a tutto tondo di uno dei più importanti pittori della storia dell'arte italiana. Caravaggio è forse l'artista più romanzesco che si possa trovare, è una figura che alimenta l'immaginazione da sempre e anche nel nostro tempo ha ispirato tantissimi film. Credo che sia l'artista a cui sono dedicati più film e anche romanzi, addirittura dei graphic novel, quindi insomma è una materia romanzesca fenomenale la vita di Caravaggio e anche l'arte,